terza edizione del Salone, un segnale importante per il mondo della nautica ma anche per la città di Venezia. Il mare è uno dei luoghi più importanti. Venezia per cui non fa solo un salone di vetrina dove magari un giorno può anche pensare di comprarsi un gommone e vi garantisco fate esperienze straordinarie e poi da là e chi va in mare lo sa. Ma soprattutto impari a rispettare il mare, capisci che il mare è sempre più grande di te. Qui sono barche anche molto grandi, ma quando sei in mare e chiunque va in mare lo sa, ricordate, il mare è sempre più grande di voi, anche se è una nave grandissima. E questo atteggiamento di rispetto, non di paura, di coraggio, ma di rispetto. Dicono no, che un bravo marinaio sa tornare in una tempesta, sa tornare a riva, a casa. Ma il vero marinaio in quella tempesta non ci si trova. Ecco perché dal mare possiamo imparare proprio la cultura della classe dirigente, come immaginare il futuro, cioè comportiamoci con rispetto e avremo rispetto del mare, dell'ambiente, ma anche delle persone, degli uomini e delle donne che compongono questo meraviglioso paese. E secondo me questo salone è un pezzo della nostra storia che basta soltanto evidenziare in maniera, come posso dire, molto generosa. Lei ha menzionato i giovani, no? La filiera industriale nautica a pieno regime, questo ha contribuito sicuramente dal punto di vista economico-finanziario del paese, ma può anche portare degli sbocchi professionali per questi giovani, fargli vedere che comunque c'è un mondo. Esatto, è proprio così e non è solo quello tradizionale a cui uno può pensare, no? Pensate, qui adesso abbiamo carene in vetroresina oppure in legno su barche tradizionali o in acciaio per le barche più grandi, ma c'è un grande studio soltanto sul, per esempio sulla fibra di carbonio. Molto, se noi vogliamo cambiare le motorizzazioni, qui ci sono gli studi anche di grandi colossi mondiali, qui si vede proprio quanto ci sia ricerca e possibilità di lavoro in quelle ricerche, cioè trovi materiali e situazioni che non puoi pensare, non so, pensate soltanto all'elettronica, una barca oggi è fatta quasi tutta di elettronica. Se io fossi un ragazzo giovane comincerei a interessarmi se il mondo dell'acqua è una tua passione, cioè se la natura ti piace non serve soltanto agitare cartelli di protesta, ma magari scendere in campo e fare veramente qualcosa, perché abbiamo bisogno dei giovani, abbiamo bisogno della loro passione, del loro lavoro, della loro tenacia. Cioè dobbiamo immaginare che questi problemi dell'ambiente, no? questa grande paura che ormai è un po' di tutti, no? Dobbiamo trasformarla in coraggio, dobbiamo trasformarla in voglia di agire. Nessuno deve negare i problemi, sono evidenti, è tutto vero. A quel punto cosa fai? Tu guardi, continui a cambiare canale, registi, scrivi una mail a qualcuno di protesta o scendi in campo con noi e cominciamo a pulire, cominciamo a trovare dei prodotti, cominciamo a trovare dei macchinari, delle soluzioni tecnologiche per sistemare questo. È un progetto di grande prospettiva, secondo me, mondiale, che riguarderà la generazione di questi prossimi 50 anni. Ci sarà lavoro per tutti, per chi ha voglia di farlo. Cosa significa vedere un salone come il Salone di Venezia prendere piede qui? Ma significa il futuro. Riportare nell'arsenale dei veneziani, come lo chiamava Dante, tornare la vita della città. Venezia è una città straordinaria, artificiale, che non dovrebbe esistere, perché non c'è nessun esempio simile a Venezia in una laguna. Le lagune non durano 2000 anni, o diventano terra o diventano mare. I veneziani hanno spostato i fiumi e hanno bloccato il mare per far vivere, per far crescere questa città. Adesso dobbiamo essere all'altezza dell'intelligenza, della forza, della ricchezza finanziaria dei veneziani dei secoli passati. E si ricomincia dalla base economica. Questa è la base economica, di riempire nuovamente l'arsenale delle sue funzioni storiche, che è quello di costruire l'economia del mare, la cantieristica, la nautica, le nuove tecnologie della navigazione. Ecco, questo è il futuro, ma questo è un piccolo segmento, ce ne dovrebbero essere a centinaia, dall'idrogeno a Porto Marghera, all'agricoltura sostenibile, alla cultura, all'arte, all'editoria. Al racconto di questa città e del suo cultural heritage, della sua eredità culturale. Questa è la cosa fondamentale, la più antica città del futuro. E lei, appunto, essendo nato a Venezia, sa bene che Venezia ha un legame particolare con il mare, molto radicato, quindi il fatto che si dedica tanta attenzione alla sostenibilità qui al Salone ha un valore? Beh, Venezia ha sempre vissuto nel mare, sul mare, viveva anche sulla terra, ma la terra era complementare.
Venezia era proiettata sul mare, tutta la sua vita, i suoi commerci, la sua azione economica era nel mare. Aveva la flotta più grande del mondo allora, aveva i traffici più estesi al mondo allora, e su questo Venezia si è costruita. E le bellezze artistiche, culturali, fisiche, architettoniche si sono costruite su queste funzioni. Adesso basta fare come hanno fatto i nostri antenati, semplicemente, ripeto, riprodurre la base economica di allora con flussi economici e commerciali ad alto valore aggiunto che riconsentano a Venezia di nuovamente fare investimenti sul futuro. Quali sono i principi della Vela SPA nella realizzazione del Salone di Venezia? Beh, è una manifestazione che si svolge in un contesto storico come l'Arsenale, quindi innanzitutto un rispetto dei luoghi, una forte attenzione innanzitutto ai nostri espositori, ma anche al pubblico di appassionati della nautica. Qui anche una forte attenzione alla sostenibilità, si arriva con i mezzi pubblici, si ha un'ampia area di svago per tutte le età, si ha la possibilità di visitare in sicurezza, manteniamo gli accessi scaglionati per ben 9 giorni di manifestazione. Ecco, lei ha menzionato la sostenibilità, no? C'è tanta attenzione per la sostenibilità a questo salone perché comunque Venezia ha un forte legame con la cultura del mare. Assolutamente, Venezia è candidata a capitale della sostenibilità, questo fil rouge lo abbiamo tenuto fin dalla prima edizione, quest'anno un intero pontile dedicato alle barche ibride, elettriche e nuove tecnologie, ma anche tutto quello che riguarda anche l'accessoristica e la progettazione. Un convegno sarà dedicato alla progettazione dei marina in termini ecologici. L'intera manifestazione è peraltro certificata ISO 2021 per la sostenibilità. Ma per le prossime edizioni ci sono magari degli auguri che si vogliono fare o delle prospettive? Beh, c'è già una forte domanda. Noi quest'anno abbiamo avuto un incremento del 25%, siamo passati da 160 espositori a 200 espositori. Tenga presente che dei 160 espositori quasi il 98% è ritornato a questa edizione. Questo è un buon segnale per lavorare per le prossime edizioni, mantenendo queste linee guida che abbiamo seguito fino ad oggi. Allora, San Lorenzo ha sempre dato molta importanza al design. Essere qui presenti al Salone Nautico di Venezia in contemporanea con la Biennale ha un suo valore, ha un suo peso. Sì, e questo è il nostro modo di interpretare il Salone di Venezia. Il Salone di Venezia per noi deve essere il salone boutique, deve essere il salone di poche barche particolari, di una certa dimensione, che così premiano il fatto di essere a Venezia, che è la città probabilmente più bella al mondo, la città dell'arte e del design. E se guardiamo al mercato, per San Lorenzo è stato un anno molto importante. Sì, certamente, come dicevo prima nella presentazione, abbiamo fatto più 28% del revenue, del fatturato nel 2021, faremo più 23% nel 2022, quindi 2 anni a doppia cifra a questo livello. Non è tanto delle corde di San Lorenzo, noi vorremmo mantenere una crescita futura più garbata, più lenta, perché riteniamo che poi l'eccellenza, sia per i nostri clienti che per così il DNA, la filosofia del brand, sia questa, una high single digit, 8, 9, 10% non di più. Yamaha ha intrapreso un percorso che si chiama Switch On, parliamone un po'. Dunque, Switch On è il nostro modo di interpretare in maniera trasversale la tecnologia dell'elettrico, esattamente come noi siamo abituati a interpretare la mobilità, quindi in maniera trasversale, cercando di soddisfare tutti i bisogni delle persone, in questo caso con la propulsione elettrica. Questo si sposa perfettamente con quello che è il nostro piano di sostenibilità al 2030, dove tutto il tema della propulsione elettrica sarà comunque affiancata alla nostra caratteristica propulsione termica, che col tempo è riuscita ad abbassare enormemente le emissioni, ma certamente il tema dell'elettrico è un tema che ci riguarda nel futuro a 360 gradi.
con le nostre spalle vediamo realizzato in concreto quello che è Switch On. Beh, Armo è stato il primo, se vogliamo, prodotto, elemento di questa direzione, il primo motore fuoribordo elettrico totalmente disegnato e progettato da Yamaha, rivoluzionario sia nel design che nella componentistica. È diventato probabilmente è uno dei propulsori perfetti per viaggiare in acque calme, in città per esempio come Venezia. E il cantiere Venmar è stato il primo cantiere che ha creduto fortemente in questo progetto, per cui Respiro è una barca semplicemente fantastica soltanto al vederla, e ci auguriamo che nel futuro possa diventare una realtà e vederne così tanti nelle lagune, nei canali e nei laghi. Oggi ci sarà un'esperienza particolare che farete fare? Sì, abbiamo voluto interpretare il tema dell'elettrico non solo nel solito tema delle emissioni, ma anche andare a sottolineare alcuni punti secondo noi importanti, per cui a volte nel riconnetterci con l'ambiente è possibile ritrovare delle sensazioni che molto spesso si perdono con quelle che sono le caratteristiche tipiche del traffico della città e così via. E quindi questa è un po' l'esperienza un po' immersiva che vogliamo dare ai nostri ospiti.